La nostra regione continua ad essere interessata da un campo di alta pressione di natura africana che da oltre una settimana sta determinando un'ondata di calore molto intensa. Tuttavia, nelle ultime ore abbiamo assistito ad una diffusa nuvolosità che sul settore centro-settentrionale della nostra regione ha determinato anche qualche piovasco. Si tratta di aria umida inquieta proveniente da ovest e che avrà carattere temporaneo. Intanto la circolazione depressionaria che da più giorni insiste sulle isole britanniche nelle prossime 24-48 ore si muoverà verso Levante, determinando un doppio cambio di circolazione sulla nostra regione. Dapprima avremo una nuova intensificazione del caldo e questo relativamente alla giornata di mercoledì 4 agosto e a seguire nella giornata di giovedì 5 favorirà l'inserimento di correnti fresche di maestrale che costringeranno l'anticiclone africano ad un netto dietrofront, ponendo così fine, ma solo temporaneamente, alla calura. Temporaneamente, poiché si tratterà davvero di un break dalla durata di 24-36 ore. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per i prossimi giorni. Mercoledì 4 agosto, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata. Temperature in temporaneo sensibile aumento, con valori massimi diffusamente al di sopra dei 35 gradi centigradi nelle aree interne. Venti deboli meridionali e mare poco mosso. Giovedì 5, cielo irregolarmente nuvoloso, con possibilità di qualche isolato temporale, più probabile nelle aree a ridosso dei rilievi durante il pomeriggio. Temperature in diminuzione, sensibile in serata. Venti tra deboli e moderati da nord-ovest e mare mosso. Venerdì, condizioni di bel tempo ancora con temperature accettabili, con fresco nelle ore notturne e al primo mattino. Da sabato l'anticiclone subtropicale tenderà l'ennesima sortita verso nord, dando così luogo ad una nuova impennata delle temperature. Da domenica 8 agosto, dunque, saremo interessati nuovamente da caldo e afa. Ma per maggiori dettagli, come sempre, invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Termino qui, un caro saluto da Giuseppe Stabile.